Benissimo, torniamo qua nello studio 42, questa è la legislazione in trasferta dentro professionalizzata, la mettiamo chiaramente qui in diretta ma anche sui 3.100. Abbiamo prima ascoltato queste chiacchierate con Matteo Marchegini, andiamo avanti perché c'è un appuntamento che vogliamo sottolineare in Piazza Globale tra le 21, perché un ponte per presenta questa emergenza guerra tra Libano e Iraq, quindi direi che l'attualità drammatica del problema credo che non vada minimamente, più tanto discusso perché mi sembra... Benissimo, mi senti? Ecco, benissimo, riprendo la parola anche per una data corte, non sarà Paola Gasparoli ma Carlo Bona, e quindi direi che parte è al completo, ma subito dicevo Nadia D'Arco del Ponte Per di Bologna di per presentare questa strada, un po' il senso che ha anche questa testimonianza da questa unità. Nadia. Ciao a tutti, io appunto ho pensato di portare qui al Festival dell'Unità, cioè un luogo dove tanta gente tutte le sere qui, portare il problema della guerra, dell'emergenza guerra. Infatti la serata si chiama Emergenza guerra tra Libano e Iraq, perché quest'ultima guerra in Libano ha cambiato molto la situazione. Pochissime persone, noi di un ponte ci siamo subito attivati per tutta la città e la provincia, ma abbiamo trovato molta indifferenza da parte della gente, cosa anche a livello internazionale. È per questo motivo che sono molto lieta che abbia accettato l'invito sia Carlo Pona, che è vivo una settimana, e lui ci parlerà stasera di qua Mohamed Tarek Al-Deraji, che è il direttore dei diritti, del Centro Diritti Umani di Fallujah, che ci ricorderà come ancora oggi a Fallujah sono presenti i checkpoint, la gente non riesce a vivere in una città distrutta, ancora assediata, ancora chiusa, e ci riporta a un Iraq... Rete di assistenza sanitaria, di scuole, di asili e di tutto. È veramente un'istituzione radicata nel territorio e nella società libanese, di cui il Libano può fare assolutamente meno. È un modello di vita che può essere la sharia, che invece è un'altra. And that there are many many charges that are being pressed while enduring freedom. The last one is this girl who has been raped. Can you talk to us about this charges that they pressed about this girl and the activity of your association, of your organization? Firstly, we think American coalition forces doing many mistakes on involved in inside Iraq, not only crimes or some mistake. Therefore, we see for this time the violation and abuse of freedom of life continuous, not stop. Quindi dice che la coalizione americana sta facendo continua a fare degli errori all'interno dell'Iraq, e non solo per quanto riguarda i crimini, ma anche per cose che non coinvolgono il crimine, e quindi che la violazione dei diritti umani continua. About our activity, we try to release all the violation of crimes during inside Iraq to motivation the international community to help Iraq victim and to implementing the international law inside Iraq. La nostra organizzazione sta cercando di portare la diritto internazionale dentro l'Iraq, e sta cercando appunto di motivare l'opinione pubblica e scuotere l'opinione pubblica rispetto a quello che sta succedendo. Therefore, when we release the evidence and witnesses about crime in Fallujah, in Haditha, in Mahmoudia, many times we ask in the international community to send investigate and prevent committee about all this crime, because American they prevent any truth or release of the world. Dice che quando noi diamo testimonianza, cerchiamo testimonianza per tutti questi crimini, o tutti gli errori che stanno facendo, noi chiediamo alla comunità internazionale di dare un occhio, di prestare attenzione a tutto quello che sta succedendo. For example, in Mahmoudia, after the American soldier killing and ravaged the Iraqi girl and firing this girl with
all the family of here. America now send investigate committee from American side only to take the testimonies to start the court inside Iraq, inside America. Before this committee to arrive to Iraq, intelligence of defense ministry taking all the relatives of this girl, and now they're torturing them to prevent them to take the testimonies for the American committee. Dice che Ahmadinejad, quello che è successo con i soldati che hanno fatto violenza alla ragazza, gli americani prendono tutti i testimoni all'interno tra gli americani e li vogliono portare tutti in America per quanto riguarda appunto questo processo, ma solamente per quanto riguarda l'America, solamente dentro l'America e non al di fuori. And you think this group, kidnapping these people, is the same criminal group behind the torturing in the inter-ministry, like Jadria Jal, and they want to grateful or thanking American side because they do not release the results about investigate of torturing in Jadria Jal. So you said that they don't want, could you please repeat it? The criminal side kidnapping the related now, it is same. The side doing the torturing in Jadria jail for inter-ministry. The one who are investigating are the same who are torturing. Yeah. Cioè la stessa parte che investiga su appunto queste torture sono gli stessi che in realtà commettono queste torture. Quindi tutto si svolge all'interno dell'intelligence americana e non al di fuori. Ecco, ma in questa situazione che tipo di affidabilità, di possibilità c'è per le cittadine irachene di contare sul governo che si da Baghdad? So, what are the chances that an Iraqi citizen can count on the Baghdad government? The problem, Baghdad government do not have all the ability to do anything. Dice che il governo di Baghdad non ha assolutamente il potere di fare niente. Because the summer resolution called Brema, all this time is doing, not cancel, to prevent Iraqi courtiers to take any criminal group to the Iraqi court. Dice che these are the Americans who are trying to prevent this. Yeah. Cioè gli americani stanno cercando di impedire che i processi siano fatti all'interno di tribunali iracheni. Quindi sottolinea sempre il fatto che tutto fatto all'interno dei tribunali americani, l'intelligence americana, è tutto fatto all'interno quindi dell'intelligence americana. There is some criminal side inside the Iraqi government. Therefore, Americans prevent to release the investigate about some crime is doing by Iraqi security. Cioè che l'America impedisce che si facciano delle investigazioni sui crimini fatti dagli iracheni, because they are on the American side. No, there is some sides inside the government. Also, committees the crimes or violation, and taking the protection from American side. When the government or the person good inside the Iraq government want to do something, they cannot because American protect the criminal group. Sì, sempre lo stesso discorso che quando gli iracheni cercano di fare qualcosa non possono perché gli americani comunque proteggono tutti i criminali. Comunque in questi mesi la situazione non è migliorata allora. So, può passare il tempo. The freedom and democracy do not come from out the country. It comes from the people. Dice che la libertà e la democrazia non vengono dall'esterno della nazione, ma vengono dalla gente. And the people cannot practice or implementing the justice or the freedom without to implementing and practice the law. E dice che la gente non può portare e praticare soprattutto la libertà e la giustizia senza praticare la legge. Senza un codice appropriato. Now the situation inside Iraq not controlled by Iraqi people, by American and British side only. Dice che adesso la situazione in Iraq non è assolutamente controllata dagli iracheni, dal popolo iracheno, ma solamente dagli americani e anche dagli inglesi. Therefore we think if American and the British people go out to let Iraqi people to decide,
E dice che l'unica cosa sarebbe che gli americani e gli inglesi se ne andassero per lasciare finalmente decidere il popolo iracheno. And also to solve all militia in Iraq and take the weapons only for Iraqi, the new Iraqi army. E poi anche l'esercito, creare un nuovo esercito iracheno. To encourage the Iraqi law. Per incoraggiare il diritto iracheno. Working against any violation of crime during the siege in Iraq. E per lavorare contro qualsiasi violazione o crimine che viene commesso dentro all'interno dell'Iraq. And to prevent any new dictatorate in Iraq, not to vote some new dictatorate in all Iraq without instead of one dictator. Sì, e che possa realmente impedire la dittatura in Iraq e non tanti piccoli dittatori in tutta l'Iraq invece che uno. Sì, noi possiamo solo dire che da settembre dovrebbero ritirare finalmente gli italiani dalla Siria. Responsabile di un ponte per a Bologna e vi ringrazio di essere intervenuti a questa serata, perché è importante che anche in un ambito di festa, di divertimento, ci fermiamo un attimo a riflettere. Questo filmato che vi abbiamo proposto è stato fatto da Rai News prima della guerra del Libano. Questa guerra ha portato le stesse tragedie che noi abbiamo conosciuto e di cui ci siamo indignati in Iraq. Se vedete nel nostro banchetto sotto il portico, abbiamo fatto una mostra di foto mescolate tra quelle di oggi del Libano con quelle dell'Iraq. Sono sovrapponibili, indistinguibili. Sicuramente noi possiamo vedere che sono i civili, i bambini, in entrambe queste guerre, coloro che hanno pagato il prezzo più alto. L'emergenza guerra è qualcosa che ancora oggi è lontana dall'essere sconfitta da tutti i nostri tentativi di quello che chiamiamo pace. Fare pace vuol dire una rivoluzione che ancora nessuno ha voluto fare. Vuol dire non più corsa agli armamenti, non più corsa alla tragedia della guerra per dirimere le questioni internazionali. Abbiamo visto nel Libano una cosa assolutamente assurda. Nell'indifferenza più totale, un paese ha aggredito un altro stato sovrano, l'ha raso al suolo con tutti i suoi abitanti e abbiamo notato come l'ONU ci ha messo ben un mese per arrivare a questa risoluzione che dà sì una tregua di cui siamo contenti tutti quanti, ma che è ben lontana dalla pace. Pace è altro. E questo sistema non fa altro che riprodursi in una distruzione, uccisione e ricostruzione, dove anche l'Italia ha la sua parte. Gli interessi internazionali continuano a far sì che dobbiamo persino assuefarci a questa immagine di dolore, al punto che cambiamo canale, lo troviamo anche, perdiamo l'attenzione. Noi di un ponte per che da 15 anni ci occupiamo di queste cose, da 10 siamo in Libano, come Carlo Pona ci dirà ancora meglio, ci siamo mobilitati dal primo giorno di guerra e in questi quasi 2 mesi ho potuto constatare l'indifferenza cittadina. Almeno sull'Iraq c'era una mobilitazione, almeno amministrazioni, partiti politici facevano documenti, azioni. Qui invece c'è stata un'ambiguità ancora maggiore, un silenzio colpevole. Perché le vittime innocenti non meritano addirittura che noi rimaniamo in silenzio. Oggi si parla di questa missione italiana che dovrebbe partire a giorni, ma è una missione armata, è una missione insicura, non è ancora pace. E adesso io vorrei intanto presentarvi i nostri graditissimi ospiti.
al mio fianco Carlo Cona di Un Ponte Per, il responsabile dell'area Libano. Noi ci siamo occupati in questi 10 anni dei campi profughi palestinesi in Libano ed è reduce da un viaggio a Beirut, tra l'altro ancora prima della tregua, e insieme ad altre organizzazioni e associazioni italiane che erano andate appunto a parlare di pace. E poi graditissimo ospite Mohamed Tarek al-Deraji dei diritti umani di Fallujah, una Fallujah di cui ancora vediamo esistono i checkpoint, ancora vi è distruzione, ancora vi è occupazione. Dall'Iraq quotidianamente abbiamo bollettini di uccisioni, di violazioni dei diritti umani, abbiamo ancora dei carceri che non sono stati chiusi, abbiamo torture. Questo meccanismo che porta alla guerra è un meccanismo perverso che ancora noi non riusciamo ad aderire. E questa cosa, non dobbiamo mai essere assuefatti a questo orrore. L'indignazione, che è l'ultima cosa che ci rimane e che ci deve rimanere, deve darci il coraggio di dire basta. E ora vi passo Carlo, anzi prima Mohamed, visto che abbiamo aperto con un filmato sull'Iraq, che ci racconterà che cosa è oggi l'Iraq. Innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questa serata. Questa è la quinta volta che io visito questo paese e i nostri amici italiani. Parlando dell'Iraq, abbiamo la piena consapevolezza che il popolo italiano sostiene la nostra giusta causa. Perché la maggior parte delle informazioni, degli avvenimenti all'interno dell'Iraq, la mass media non le trasmette. Da 35 anni l'Iraq ha vissuto sotto il regime dittatoriale di Saddam Hussein. Saddam Hussein non poteva rimanere in Iraq 35 anni se non fosse il sostegno delle prepotenza mondiale. E questi delitti che ha causato Saddam Hussein in Iraq sono complici anche i paesi occidentali americani. Noi siamo la prima civiltà che ha conosciuto i diritti umani, la prima civiltà che ha lottato per la democrazia e per la libertà. E noi non siamo tanto diversi dalla profonda lotta per la democrazia e i diritti umani. E quello che sta succedendo in Iraq oggi non è una indipendenza, oppure non è una libertà, ma una cosa che è stata opposta al popolo iracheno. Eravamo tanti contenti di poter avere una libertà fatta costruita da noi stessi. الشعب العراقي يصير قوته وحيويته وتقدمه أنه من مختلف الطوائف ليس هنالك تفرقة بين طوائفه وأقسامه. Il bello del popolo iracheno che nel suo interno non ci sono spaccature tra il popolo.
فالسني يتزوج من الشيعي والمسيحي من المسلم ولا يوجد أي فرق بين الشعب العراقي منذ القدم. C'è una miscolazione tra sciiti sunniti, cristiani e musulmani che nell'arco della storia non hanno mai avuto problemi. Però la strategia dell'occupato degli americani e degli inglesi era proprio la strategia di dividere quel popolo. E hanno costituito questo consiglio del governo provvisorio in Iraq per poter spaccare, dividere il popolo iracheno. Quindi quello che è stato è che la protestazione dell'ideologia americana, anglo-americana, era quella proprio di poter mettere nella realtà l'assieme dell'odio costruito dalla minoranza, non del popolo iracheno. وكلما يحدث هذا اليوم من قتل طائفي هو ليس قتل بين الشعب العراقي هي فرق موت شكلها الاحتلال مع بعض الميليشيات بالإضافة إلى اشتراك بعض الدول الجوار. Quello che sta accadendo oggi, no? Quello che chiamano loro terrorismo, quello che chiamano loro guerra tra sciiti e sunniti, non è niente altro che una strategia, no? del sistema anglo-americano. Dopo il bombardamento di Samarra è cominciato proprio questa minoranza a seminare il suo progetto di dividere il popolo iracheno. Purtroppo questo bombardamento era proprio studiato da parte dell'occupato con una corrente di sostenitore, traditore di purtroppo di notte. Il progetto era quello di entro 12 ore era progettato per bombardare tutta la zona. Tutta la gente di Samarra erano proprio lì, dicevano che proprio gli inglesi, gli americani e gli spia arabi erano lì proprio un'ora prima del bombardamento. وبعد التفجير مباشرة الحجم الكبير للقتل الطائفي وتدمير المساجد والأماكن العبادة يدل على إعداد كبير وليس لمجامع صغيرة. Proprio hanno mirato proprio gli moschei, hanno mirato proprio donde di luoghi sacri, insomma, non proprio per, insomma, non per non colpire dove ci sono pretesti, insomma, no, terroristi, ma proprio per creare confusione all'interno della città, insomma. وتقرير الأمم المتحدة أثبت أن الذي جرى بعد التفجيرات يدل على وجود تخطيط وإمكانيات في دول وليس لمجامع صغيرة. Quello che è successo, insomma, no, è la prova che gli americani, gli inglesi e i loro alleati avevano proprio un filo di un progetto per poter andare oltre questa parola. A Baghdad ogni mese muoiono circa 1500 cittadini al mese. L'anno scorso circa 13.000 civili. Che non sappiamo se quest'anno saranno di più o meno. E se loro hanno perso la sicurezza, il loro pretesto, presentazione di creare la sicurezza per il popolo iracheno, perché sono là?
abbiamo la prova che un film che abbiamo lasciato al governo britannico di un credente iraniano che abita, che risiede a Londra, chi fa campagna, chi fa campagna per uccidere i sunniti e distruggere le loro moschee. E questo prima di bombardamento di Samarra e della divisione del popolo iracheno. Gli abbiamo mandato al governo britannico al signore Andrew. Abbiamo lasciato la prova proprio di questo terrorista all'interno della società inglese che promuove morte e divisione della società irachena. E voi avete una legge che punisce il terrorismo nella vostra intera società, state proprio sostenendo questo terrorista filo iraniano. Dall'altra parte ci sono delle armi che emanano a questa minoranza, agli altri di occupante, che a loro sono arrivate armi di grande moderno, insomma. L'Iraq ha chiesto 20.000 pistole per la polizia irachena. Il governo italiano ha di no perché c'era questa minoranza, questi aliati che hanno dominato il campo. Il governo britannico si è dimostrato disponibile per dare questa 20.000 pistole alla polizia irachena. E quando sono arrivati questi qua, queste armi in Iraq, il governo britannico ha chiamato giù il suo Parlamento per chiedere perché in quale modo sono arrivate queste armi invece di arrivare alla polizia irachena, sono arrivati a queste minoranze, sono aliati di Pago. Questo rappresentante del ministero dell'estero ha rifiutato di rispondere a questa domanda. Dall'altra parte ci sono circa 40.000 mitragliette di modello Kalashnikov che sono arrivati proprio alle milizie. Sono arrivati ai soldati iracheni. Il governo provvisorio iracheno con gli americani hanno detto che questi armi sono persi per la strada. وزير الدفاع البوسني خرج قبل شهرين قال لا هذه الأسلحة وصلت إلى داخل بغداد وفقدت في بغداد. Da sottolineare che queste armi sono arrivate dalla Bosnia, quindi il ministro della difesa bosniaco ha detto che queste armi sono arrivate all'Iraq e proprio loro avevano la prova che queste armi sono arrivate in Iraq. الأمريكي والبريطاني هم وراء تسليح الميليشيات وراء قتل الطائفي
E questo è una prova in più che dimostra che il governo anglo-americano sostiene questa minoranza di loro alleati per poter distruggere proprio la base, no, della società. Quello che avete visto nel film, nel filmato, non è niente altro che una piccola parte, insomma, dell'inquinamento ambientale in Iran. Che partono delle decisioni governative irachene. Sono 312 posti inquinati, no, in Iraq. 150 di questi posti qua sono pericolosi. نسبة الذين تهددهم بالإصابة بالأمراض السرطانية 22 مليون. Percentuale della gente che sta per rischiare di avere il cancro sono 22.000. Se il popolo iracheno è di 26 milioni iracheno, sì, 12 milioni di gente a rischio di cancro, quando rimane non del popolo iracheno? Facciamo una domanda agli Stati Uniti, perché non fate una politica generale all'ambiente in Atena? E loro rispondono che questo ci vuole un consiglio internazionale per poter fare questo Immaginate che l'Iraq è un paese seconda potenza petrolifera che non riesce un po' ad avere, insomma, no, sostegno da parte dei potenza per poter, insomma, no, pulire, per poter curare la sua crisi. Se vogliamo parlare di strutture di crimine da parte del governo, scopriremo che la più drammatica violenza al diritto umano, la più drammatica cultura è quella di Jadiria a Baghdad. Il ministro della difesa ha detto che sono 7 persone e non sono state torturate. بينما لدينا تقرير من الذي أعده الجانب الأمريكي والعراقي يقول أكثر من 200 شخص كان في الداخل معدل. E loro hanno, le loro organizzazioni di diritti umani hanno delle statistiche che dicono che sono stati più di 200 donne e uomini che sono stati torturati a morte. E fino ad oggi loro rifiutano di dare questa notizia. L'organizzazione per i diritti umani di Ginevra ha presentato una domanda per poter, insomma, no, andare a indagare, insomma, su questo avvenimento, e la sua risposta, la sua domanda è stata risposta. Il mondo intero sa che il progetto della morte è sostenuto da Megrafonti. Il rappresentante americano che l'hanno portato, che hanno nominato in Iraq. E lui l'hanno nominato in Iraq proprio per costruire, per organizzare questi gruppi, no? Questi gruppi della morte. Tutti avete sentito, no, la notizia di Mahmoudia. La bambina che è stata violentata, bruciata viva con i suoi familiari.
انا امريكا وزاره الدفاع العراقيه احتفلت قبل اسبوعين جميع الشهود واقاربها لا 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 lo stato americano ha arrestato tutti i familiari tutti i testimoni che possono dire qualcosa di contrario di quello che è l'interpretazione americana وتعرفهم الان في مقرات من اجل منعهم لاعضاء ابادتهم نتيجه التحقيق الذي جاء اللي stanno torturando finora insomma no? per impedirgli di dire di dimostrare la verità di quello che è accaduto a questa bambina لان هنالك لجنه تحقيق امريكيه جاءت لتاخذ افادتهم قبل بدء المحاكمه في امريكا perché c'è un'organizzazione americana che si sta indagando per poter arrivare a una verità che è mai possibile arrivare. Poi ci sono le bombe che uccidono quotidianamente bambini, donne e uomini. يعني تصوروا الدولة هم أمريكا وبريطانيا لا تستطيع أن تعرف من هم ورائهم أو تخفض القبض على مجموعة che voi sapete insomma no, che l'organizzazione di questa forza mondiale americana e inglese non riesce proprio a individuare un gruppetto insomma no, secondo loro interpretazione che crea questa confusione. Un mese fa nella zona di Zafarania c'è stato un avvenimento. الحكومه العراقيه قالت سيارات مفخمه في داخل السوق الشعبي وقتلت 75 مدنيا L'interpretazione del governo iracheno dicevano che era una macchina piena di bombe che si esploda e che ha fatto 75 morti. E poi è arrivato sono arrivati gli esperti americani l'esercito americano che ha dato un'altra interpretazione dell'avvenimento dicendo che lì ci sono di tubi di gas che sono esplosi che hanno causato quella فيها اخطاء تقنيه في الصناعه هي سبب هذه التفجيرات سبب هذه القنابل التي تفجرت وليس اعمال من هذا Sì, mi correggo, siccome la causa della morte non erano un camion pieno di esplosivi che esplosero secondo l'interpretazione delle ragioni, ma erano proprio tubi no, di gas che provengono dall'Iran, che erano difettosi che hanno causato questi morti. La domanda è che non c'è stato mai qualcuno che ci ha già dato non di dire che bisogna condannare il ministro di petrolifero. Noi attualmente abbiamo il 75% no, di mal amministrazione del governo italiano. Il problema è che adesso hanno cominciato a indagare anche su cosa rubavano l'esercito iracheno dalle risorse irachene. Loro si preoccupavano perché hanno paura di questo, ma la mal amministrazione si trasforma anche all'interno dello Stato americano. Il ministro dell'informazione Abdel Karim Al-Anisi قال بالنص هنالك جيش ثالث تديره القوات الامريكيه ما عدا الجيش الامريكي والقوات الاجنبيه Diceva che c'è un terzo esercito americano, divisione americana, oltre quello che è il campo americano anglo-americano. اذا كان امريكا تسيطر على جيوشها وجيش ثاني غير الجيش العراقي وايضا تسير الميليشيات فمن هو يسيطر؟ لماذا يدعون هنالك نقل سياده وسلطه وحكومه عراقيه؟ Sì, l'America ha in mano questo comandamento insomma, no, di esercito ufficiale più esercito inglese più
terzo esercito non nominato è americano, ma perché non lasciano l'autonomia al popolo, l'indipendenza del popolo iracheno? لو اسمحوا بدخول لنا تحقيق واحد للعراق انا متاكد ان الشعب الامريكي اول واحد سيطالب بمحاكمه واشنطن في الحرب. Sì, fanno entrare insomma, un gruppo che indaga su quello che sta accadendo in Iraq, il primo che sarà condannato sarà Bush. Io sono d'accordo che il problema del Medio Oriente ha un solo problema. أن كل المشاكل في العالم دول الغرب تطالب بتطبيق القانون الدولي والإجراءات الحماية الدولية لحقوق الإنسان إلا في الشرق الأوسط وفق الأجندة السياسية الخاصة لهذه الدول. Tutti i paesi occidentali temono a diffondere i diritti umani per tutto il mondo, a parte il Medio Oriente, perché questo fa parte del comando unico, del potere unico americano. Noi non siamo criminali, non siamo popolo che crea confusione e morte tra di loro. Noi abbiamo conosciuto la civiltà prima dell'America. E volevano dividersi non per arrivare a dominare proprio la città irachena. Concludo con un avvenimento, un discorso che ho avuto con un suo amico che lavora con un'organizzazione di diritti umani in America. Ha visitato una base americana mentre lui stava per uscire dall'Iraq. Lui diceva, questo militante dei diritti umani in America, diceva che quando è passato lui a questa base americana ha visto delle costruzioni, ha visto delle basi ma enorme, diceva a lui, no, che questi americani non usciranno mai da Iraq. Sì, l'anno scorso 13.000 iracheni sono morti. Perché non accettano una organizzazione che indaga su questi morti? Hariri, quando è morto, tutto il mondo ha mandato un'organizzazione per indagare sulla causa della morte, ad oggi ancora. Perché non volevano far scoprire la verità e quello che è dentro questa verità. E vi ringrazio e mi scuso per la discorso. Come abbiamo sentito, la situazione guerra presa da le fabbriche d'armi, dal commercio, delle risorse, ci porta, come sempre, come vi dicevo all'inizio, a un meccanismo che è lontano dalla pace. Vorrei ricordare che se si parla di tregua in Libano, non si parla di tregua a Gaza. Ci sono 10 bombardamenti al giorno. Vi ricordo che a Gaza e in Libano si stanno cercando le prove di bombardamenti con le nuove armi, per cui non solo fosforo, ma si suppone e si stanno cercando le prove anche delle nuove armi ad energia. E poi vi volevo comunicare che il dottor Tarek sarà ospite in Italia, grazie alla nostra organizzazione e all'università che ha accettato che Mohamed potesse fare una ricerca sulle conseguenze dei bombardamenti del fosforo a Fallujah e in Iraq. Queste armi che così bene Toreate Ranucci ci hanno illustrato, in realtà noi non sappiamo quali siano le loro conseguenze sulla genetica umana, sulla genetica animale, sul territorio. Sappiamo oggi
che ancora in Jugoslavia le persone muoiono a causa dei bombardamenti all'uranio impoverito. Sappiamo che alcuni soldati che sono stati in Iraq nel 91, in Bosnia, anche i nostri italiani che sono stati in Kosovo e in Afghanistan, hanno la cosiddetta sindrome del Golfo. Ma che sarà con l'avvento di queste nuove armi e che sarà con la conseguenza del fosforo? Intanto sentiamo da Carlo Pona il diario del Libano. Sì, grazie. Cioè, questo intervento mi ha fatto in mente tantissime cose, anche con questa potrei dire qualche cosa. Però, per il momento rivediamoci al Libano, poi vediamo un po' se ci sono domande. Quanto riguarda il Libano, è cominciato alla fine, cioè dalla 1701, cioè la soluzione ONU che ha in qualche modo sancito questa tregua di 10 giorni fa. Noi chiaramente non siamo estremamente contenti, no? di come sono andate le cose, di come ci sia continuamente bisogno di soluzioni ONU per risolvere questi problemi, che poi risolvere. Ogni risoluzione ONU di questo tipo è un riconoscere, un confermare che la diplomazia non è stata capace di fare granché, specialmente nel Medio Oriente. Tanto è vero che è la prima volta che l'ONU si è occupata del problema israeliano-palestinese, ma israeliano-arabo, in senso vago, in senso lato, fu nel 1947, nel novembre del 47, 59 anni fa. 59 anni fa l'ONU decise a maggioranza, quindi neanche con un voto unanime, ma a stretta maggioranza e anche con dei forti dubbi su come questa maggioranza fu raggiunta, di costituire uno Stato ebraico su un territorio abitato da arabi. A quel tempo la popolazione ebraica era molto, era una minoranza rispetto al numero di arabi presenti sul territorio, senza neanche chiedere se gli arabi non fossero d'accordo. Tanto è vero che la risoluzione è passata, fu accettata da quelli che possono diventare israeliani, non fu accettata da tutti i paesi arabi. Ci fu una guerra, l'odierna Israele, prima di dichiararsi Stato indipendente, occupò i territori, gran parte dei territori che erano destinati allo Stato arabo, tra cui il nord di Israele, la Galilea, di cui ne sentiamo parlare molto in questi giorni, e l'ONU non ha fatto altro che riconoscere invece come confini quelli dell'armistizio, cioè quelli conquistati con la guerra. Per cui dello Stato arabo che non si è sentita più parlare, e forse quello è il primo grande errore che fu fatto, perché ovviamente già da allora non pretese l'applicazione di quella risoluzione, quantomeno per la creazione anche dello Stato arabo, di cui oggi si continua a parlare dopo 59 anni. Da allora guerre ce ne sono state, risoluzioni sono state che sono 50-60, forse anche di più. Le risoluzioni che hanno chiesto il ritorno dei palestinesi espulsi da quello che è oggi Israele nel 48, il diritto al ritorno dei profughi nelle loro abitazioni, l'obbligo di Israele di ritirarsi dai territori occupati nel 67, da quelli occupati nel 73, da appunto per liberare i territori occupati in Siria, in Libano, in Egitto e in Giordania. Tante di queste cose, anche la risoluzione ha chiesto la smilitarizzazione della zona, in particolare riferimento con le armi nucleari. Ora Israele sappiamo che ha 200 e passa testate nucleari, non dichiarate ufficialmente, ma le ha. Israele è uno dei pochissimi, forse non so se è l'unico Stato che non ha aderito al trattato di non proliferazione atomica, quindi possiede queste armi, tutti sanno che le possiede, non l'ha mai riconosciuto. Per cui dopo 59 anni un'altra risoluzione non fa altro che sancire quello che è stato il problema di partenza. Cioè è chiaro che se non esiste una diplomazia che è in grado di risolvere i problemi con la politica, è chiaro che qualcuno cerca di risolverli con la forza. E questo è quello che secondo me Israele ha fatto in 60 anni. Non ha mai cercato di venire incontro, di parlare con i paesi confinanti.
visto il modo con cui si è installato in quella zona. Forse era necessario comunque un rapporto tra un paese che da 60 anni risolve i suoi problemi con la forza e con i paesi confinanti. Detto questo, chiaramente la 1701 oggi rappresenta forse uno strumento per essere arrivati al cessato il fuoco che tutti quanti abbiamo aspettato per oltre un mese, come diceva Nadia all'inizio, e che comunque ha fermato la carneficina, perché andando a visitare il sud di Beirut e vedere quello che è successo, quello che è stato possibile fare in un mese di bombardamenti è qualcosa veramente di allucinante. Cioè, l'intera città a sud di Beirut, Dachi e Gobei, sono praticamente rase al suolo. Ci sono palazzi di 9-10 piani completamente sventrati, spaccati in due dalle bombe e completamente rasi al suolo. E questo è quello che abbiamo visto direttamente, abbiamo visto, cioè, anche l'impossibilità di entrare in questi edifici bombardati per giorni per recuperare morti, perché continuavano a bombardare. Noi siamo entrati in un edificio che era bombardato uno o due giorni prima, che ancora fumava da fuoco, e in quel momento c'erano i vigili del fuoco volontari che cercavano di trovare persone sperando fossero vive sotto le macerie. Quindi veramente qualcosa che presenta, per dire, genocidio, senza esagerare con termini grossi, però comunque un massacro di un popolo intero e comunque quelli che secondo noi sono dei crimini di guerra. Ricordiamo, tanto per fare un esempio, che la Convenzione di Ginevra del 77 vieta, classifica come crimini di guerra anche soltanto le minacce di terrore, cioè minacciare un popolo anche senza neanche colpirlo. Per esempio il volantinaggio che veniva sistematicamente effettuato dagli aerei, dagli elicotteri israeliani su Beirut, sul sud, sul Tiro, sul Sidone, invitando la popolazione a lasciare le proprie abitazioni perché avrebbero bombardato, di per sé già questo è un crimine di guerra. Per cui insomma immaginate poi, come diceva lei, distruggere completamente le infrastrutture di un paese che era uscito faticosamente dopo 15 anni di guerra civile, quello che poi è comportato per questo paese. Appunto, è un paese che poi ha vissuto, no, come sappiamo, diverse invasioni israeliane, senza parlare di quella del 78, che però fu la prima delle invasioni che portò alla creazione della UNIFIL, che è quella che tutt'oggi potrebbe essere ampliata. Ma nell'82 Israele, allora come l'esercito israeliano, allora capeggiato da Sharon, arrivò dal confine fino a Beirut in neanche una settimana, perché allora appunto fu spalleggiato dagli eserciti maroniti cristiani che erano alleati degli israeliani, e cui allora approfittò di una situazione di guerra civile in Libano per occuparlo, appunto spalleggiato da questi, in particolare dalle forze maronite di Gemayel, che spalancavano le porte all'invasione israeliana. Evidentemente questa volta pensava di fare la stessa cosa, ha trovato di fronte un paese invece unito. Noi abbiamo verificato questa unità perché abbiamo parlato a lungo con ONG libanesi e palestinesi che lavorano in Libano. E sin dal giorno dopo della guerra, dal pretesto con cui Israele ha rioccupato il Libano del Sud, tra l'altro ricordarvi che due soldati israeliani sono stati catturati in territorio libanese, per cui insomma questa cosa non viene mai citata dalle fonti giornalistiche italiane, non si è mai saputo dove erano questi soldati israeliani, in realtà stavano in Libano, per cui è abbastanza singolare che qualcuno non pensi che sia normale che due soldati di un paese vanno in un altro paese e vengono catturati. Ci sembra molto, evidentemente tutto il resto è un pretesto. Sempre a proposito di questo, è vero che prima c'era stata una provocazione di Hezbollah in territorio israeliano,
Però la UNIFIL, se andate a leggere anche su internet, perché è disponibile, i rapporti dell'UNIFIL dal 78 a oggi, praticamente hanno riportato 17.000 incursioni israeliane in territorio libanese, tra bombardamenti, azioni di terra, bombardamenti via mare, via terra, e rapimenti e distruzioni. Quindi 17.000 a 1. E questi sono dati riscontrabili, per cui chiaramente l'UNIFIL non poteva fare granché. Stava lì, registrava, ogni settimana mandava un comunicato al segretario delle Nazioni Unite e questi prendevano atto di questa cosa, perché non c'era nessun modo per impedire che queste incursioni venissero effettuate. La più grave di questo probabilmente fu quella del 96, che ancora a Cana, come quest'anno, bombardò un centro dell'ONU in cui siamo rifugiati un centinaio di sfollati libanesi, uccidendone 104, quindi già nel 96. Allora, detto questo, la situazione, diciamo, ovviamente in questo caso Israele contava, uno, di avere ragione di Hezbollah in più di 3-4 giorni, come pensavano gli americani in Iraq 3 anni fa, e questo non è successo. Secondo, di dividere il paese, perché dicevano tutto il paese capirà che questa invasione è colpa di Hezbollah e quindi si spaccheranno. Non è successo, anzi abbiamo riscontrato appunto, come dicevo prima, che il paese Libano è quanto mai unito contro questa aggressione, è quanto mai unito nella ricostruzione che verrà, ed è stato quanto mai unito nel soccorso degli sfollati. Questi sfollati che dal sud hanno raggiunto tutto il Libano, molti sono rifugiati in montagna, moltissimi a Beirut, hanno occupato un parco al centro di Beirut, a Sanayeh, e infatti questo condimento di Ong prende il nome da questo parco di Sanayeh, dove sono arrivati a centinaia e migliaia di sfollati dal sud, ma anche al nord, anche nella Bekaa. È fatto sorprendente che ci ha sorpreso molto in positivo, perché noi, come diceva Nadia, abbiamo lavorato moltissimo a contatto con i profughi palestinesi. Molti sfollati hanno cercato rifugio nei campi profughi palestinesi e l'hanno trovato, perché paradossalmente, assurdamente, in questo caso, mentre nel 82 i campi profughi palestinesi furono rasi al suolo da Sharon e dall'esercito israeliano, questa volta sono stati risparmiati per la gran parte, e migliaia di libanesi hanno cercato rifugio all'interno dei campi profughi. La nostra associazione parte si è sacrificata in maniera incredibile per accogliere centinaia di famiglie libanesi. I palestinesi in Libano vivono una situazione terribile di emarginazione, non hanno diritti civili, non hanno diritti politici, non possono lavorare, non possono fare nulla, vivono veramente nella miseria più assoluta, eppure non si sono fatti pregare dallo stornare i loro pochi soldi, le loro poche risorse per fornire ospitalità a queste famiglie di libanesi. E questo secondo noi è un fatto molto importante su cui dovremmo comunque insistere, continuare a insistere come abbiamo fatto in questi anni, per fare in modo che il Libano riconosca, che il governo libanese e il Parlamento libanese riconosca un minimo di diritti ai libanesi, ai palestinesi. Quantomeno quello di poter lavorare, di poter avere dei documenti di identità, perché i palestinesi non hanno neanche un documento di identità, hanno soltanto una carta dell'agenzia ONU che attesta che sono profughi e nient'altro, quindi non hanno nient'altro. Io direi che per il momento mi fermo qua, aspettando magari le vostre domande e chiarimenti ulteriori. Qualcuno di voi vuole chiederci qualcosa? Certo, è un po' duro, immagino, intervenire dopo quanto abbiamo sentito. Vorrei ricordarvi che comunque noi come cittadini italiani possiamo rivendicare
che il diritto internazionale che è stato violato ripetutamente, che i diritti umani che sono stati violati continuamente in Iraq, in Libano, a Gaza, nei palestinesi, possiamo veramente, le persone possono, abbiamo ancora questo potere di poter dire no, di poter fare appello anche al nostro governo perché queste che sono cose ratificate a livello internazionale siano effettivamente eseguite. In realtà tutti questi crimini non sono mai perseguiti. Si fa una fatica, come ce l'ha contato Mohamed, a trovare dei colpevoli su tragedie quotidiane, sull'abbruttimento che comunque porta a una guerra. Lui ci ha, in questi anni ci ha mandato continuamente messaggi indirizzati all'ONU, all'UNAMI stesso, ha fatto un dossier in cui si parla di carcere e torture, un qualcosa che per noi pensavamo di aver dimenticato, che fosse un retaggio della vecchia guerra che ci ha coinvolto come paese. Eppure siamo ancora qui e noi esistiamo per raccontarvi che ancora esiste. Le popolazioni, per cui sapere che la gente che tu sai che abita in quei posti non viene più bombardata e massacrata è un fatto positivo. Come dicevo prima, però l'invio comunque di truppe armate a risolvere queste questioni è sempre un fallimento, perché appunto questo problema vuol dire che, specialmente in questo caso, questo problema non è stato affrontato né tantomeno risolto in precedenza, perché probabilmente se qualcuno, se la comunità internazionale avesse preteso il rispetto delle sue decisioni da 50 anni qua, non ci sarebbe stato bisogno affatto. Adesso appunto bisogna vedere quello che andranno a fare. La risoluzione 1701 è abbastanza chiara nei compiti. Intanto non c'è la UNIFIL, non sarà preposta al disarmo degli Hezbollah. Diciamo che Hezbollah dovrà essere una questione politica interna libanese, che dovranno vedersela appunto i responsabili di Hezbollah con il governo libanese, per cui questa strumentalizzazione da parte di tutti, della stampa, della destra, sul fatto che il problema principale è diciamo di Hezbollah, è completamente falso, no? L'ONU dovrebbe andare lì per il compito principale è quello di accompagnare l'esercito libanese a occupare la zona sud, da Litani fino al confine con Israele. Quindi non si parla di dislocazione lungo il confine siriano, non c'è, come vuole Israele, una forza unica presente all'aeroporto di Beirut, non ci sono tutte queste cose. C'è da dire che da parte libanese c'è stata, abbiamo visto, abbiamo parlato anche sia con Signora che con la Hud, abbiamo incontrato, c'è molta aspettativa da parte degli italiani. Abbiamo visto che negli ultimi anni, per esempio, l'influenza che la Francia aveva su questo paese è andata dissolta anche per le politiche francesi rispetto al Medio Oriente, rispetto all'Iraq soprattutto, e rispetto alla risoluzione 1559 che la Francia ha voluto insieme agli Stati Uniti, insieme a Israele, quella che del novembre 2004, se non sbaglio, che chiedeva il ritiro dell'esercito siriano dal Libano e la smilitarizzazione di tutte le milizie armate. Quella fu una risoluzione richiesta dalla Francia per recuperare posizioni dopo che era stata scassata via dal business iracheno e per guadagnarsi un ruolo nel Medio Oriente. Questa cosa ha fatto invece perdere ancora consensi ai francesi e c'è stata molta fiducia, molta attenzione verso quello che poteva fare l'Italia. Per cui secondo me a quel punto la richiesta di un contingente ONU è stata, viene dal Libano, viene da loro, e che ci fosse una grossa presenza italiana viene anche da loro. È chiaro che dal punto di vista nostro qualunque cosa che in questione di questo tipo è estremamente dannosa, è estremamente
grave, ed è comunque continuo riaffermare che quello che la diplomazia non riesce a fare. Anzi, questa volta sembra che, meno rispetto ad altre situazioni del passato, forse la situazione potrebbe anche essere migliore del solito. Ripeto, quantomeno speriamo che consenta che i bombardamenti israeliani siano finiti, almeno per un po'. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti voi. Aspetta, magari volevo dire allora su Hezbollah, perché purtroppo mi sembra che uno dei punti oscuri di questa vicenda è proprio il ruolo di Hezbollah in tutta questa storia, perché magari l'immagine che loro hanno è abbastanza distorta. In realtà i nostri mezzi di informazione ci dipingono Hezbollah come un demonio terrorista e basta. In realtà Hezbollah è uno dei più grandi partiti, in senso numerico, dei politici libanesi. Chiaramente l'informazione politica è discutibile, perché è un partito religioso, quindi con tutto quello che comporta essere un partito religioso, sotto qualunque punto di vista. Però comunque rappresenta una grossa fetta di quella che è la società libanese, rappresenta probabilmente, quasi sicuramente, la più grande organizzazione sociale di assistenza alla popolazione libanese che esiste in Libano. Cioè, dove Hezbollah hanno una rete di strutture sanitarie, di scuole, di centri di formazione, centri per assistenza alla gente, visto che il Libano, da buon paese globalizzato, non dà nulla. Nel Libano non esiste un sistema sanitario, non esiste un sistema scolastico, non esiste nulla, non esiste uno stato sociale in quanto come noi lo conosciamo. Gli unici che, cioè noi gli unici, anche i cattolici l'hanno molto da questo punto di vista, però la più grande istituzione che comunque fornisce servizi sociali è proprio Hezbollah. Si è presentato alle elezioni, come tutti sapete, ottenendo risultati enormi. In alcune zone del Libano ha dovuto anche fare dei passi indietro e cercare alleanze con altre entità, tra cui anche i Maroniti. Ha fatto alleanze con il generale Aoun, cristiano, in certe zone del Libano, per evitare di stravincere. Questo sarà un problema grosso, perché a quest'ora abbiamo avuto probabilmente un parlamento libanese a maggioranza sciita. E anche il suo fondatore, nell'83, dopo l'invasione israeliana dell'82, si preoccupò allora di evitare che Hezbollah, al pari della rivoluzione iraniana, puntasse a costituire uno stato islamico in cui vigesse la Sharia, perché si rendevano conto che in Libano una situazione del genere è impossibile, per cui non è un partito integralista che vuole dominare un paese, è un partito che è molto radicato nel territorio, molto radicato sui problemi del Libano, e li analizza, li capisce e va avanti così. Poi dopo, che la loro visione dal punto di vista politico sia completamente diversa da quella che possiamo esprimere noi qui su tanti problemi, a cominciare a problemi del ruolo della donna nella società islamica, questo è un altro discorso. Però bisogna riconoscere a questo gruppo che comunque in ogni caso ha garantito al Libano 15 anni dopo la fine della guerra civile nel 90, 15 anni insieme all'esercito siriano, che poi ha lasciato la Siria 2 anni fa, un minimo di difesa del territorio. Sono gli Hezbollah che hanno consentito nel 2000 la liberazione del sud del Libano dall'occupazione israeliana. Il Libano del sud è stato occupato fino a maggio 2000, quindi fino a 6 anni fa, da Israele dopo 22 anni consecutivi di occupazione. E Hezbollah è stato forse, anzi sicuramente, l'unica forza armata in grado di provocare una sconfitta all'esercito israeliano, cioè questo è andato di fatto. Anche adesso non gli ha consentito di raggiungere i suoi scopi, nonostante un mese di bombardamento e distruzione totale del Libano e delle sue infrastrutture.
Detto questo, beh, cioè non pensate che condivida le analisi politiche di Hezbollah, perché non è il momento questo di condividere. Vorrei ricordare per chi ha internet i nostri siti www.unponteper.it, da cui potete andare direttamente al sito Emergenza Libano, dove ci sono state finora tutte le corrispondenze di organizzazioni, persone, direttamente da Beirut. Noi abbiamo avuto durante questa guerra un volontario e un cooperante sempre presenti. E questo è uno sforzo veramente di cui ringraziamo tutti i volontari della nostra organizzazione, perché ci ha potuto fornire e fornirvi una verità che i media non hanno dato. E in questo vi ringrazio tutti di essere venuti e veramente ogni tanto guardiamo bene a cosa vuol dire la pace e cosa vuol dire la guerra. Grazie.